Un saluto a tutti gli amici di The Walk of Fame Magazine, oggi dal castello Piccolomini di Celano, una tra le attrazioni principali della regione Abruzzo in tema storico, in tema archeologico e non solo, dove siamo con il maestro e direttore artistico del Marzingezza, Franco Finucci, che ringraziamo per la disponibilità. Grazie a voi. La seconda edizione è ormai alle porte, una serie di eventi che si alterneranno in varie location della Marsica nella provincia dell'Aquila e diciamo che c'è una novità molto 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 significativa, molto importante, che simboleggia un'attenzione particolare della rassegna per i giovani, che oltre dunque all'aspetto squisitamente legato, connesso agli eventi di alcuni tra i nomi più prestigiosi del panorama jazz italiano, vi è un aspetto educativo, formativo, accademico per i più giovani, per coloro quindi che dovrebbero poi diventare le future stelle del jazz italiano. Dunque, Franco, come possiamo presentare questa seconda edizione? Quando partirà e quali saranno gli eventi presenti in cartellone? La seconda edizione di Marsingezza partirà il 12 agosto ad Avezzano, nel cortile del ristorante Mamma Rossa. Avremo il piacere di ascoltare il quartetto di Enrico Bracco, un chitarrista di grande fama, ma soprattutto di grande originalità, che suonerà in quartetto con batteria, contrabbasso, vibrafono e chitarra. Dopodiché sarà la volta di due concerti tenuti in questo splendido castello, nella lizza di questo splendido castello, il 17 di agosto. Ascolteremo prima 67043 Big Band, poi ascolteremo Honey Loops e DJ Inobet. Abbiamo voluto inserire la partecipazione di un DJ anche per avvicinare i giovani a questo stile musicale. Finiremo con la parte estiva dei concerti il 31 agosto nel Parco San Gregorio del ristorante Guerinuccio, e ascolteremo il trio del pianista Stefano Sabatini, un artista che calca le scene nazionali ed internazionali da tempo. È stato sia sideman sia pianista con grandi nomi del jazz, ma anche del panorama della musica leggera italiana. Questo è il programma estivo. Proseguiremo all'Auditorium Fermi con un progetto che si chiama Jazz for Kids and Teens, che teniamo da qualche anno. Si tratta di un laboratorio orchestra aperto a tutti i bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 7 ai 18 anni, tenuto dai maestri Andrea Gargiulo e Mariano Filippetti, che ha proprio lo scopo di istruire e iniziare i ragazzi e bambini e ragazzi al jazz, per far capire loro che non è un genere di musica che, come tutti, come molti ritengono, di nicchia, ma è uno stile musicale che è nato per strada e quindi è molto popolare. Questo è il nostro progetto più importante, perché possono partecipare tutti i bambini e bambine, ragazzi e ragazze che hanno suonato, che non hanno mai suonato uno strumento, forniamo gli strumenti noi. E terminerà questo progetto Laboratorio Orchestra con un concerto il 5 settembre all'Auditorium Fermi. Ecco, tra le location più significative abbiamo detto il Castello Piccolomini di Celano, indice di una volontà anche ben precisa da parte della direzione artistica, che è quella poi di coniugare le bellezze paesaggistiche, architettoniche, storiche del territorio marsicano con un genere come quello del jazz, che comunque non conosce età e non conosce sicuramente barriere. È per definizione un genere che si rinnova ad ogni concerto. C'è chi diceva, come in un famoso film, che la bellezza del jazz è che ogni sera suoni una canzone diversa, pur se è sempre la stessa canzone. Quindi è proprio questa la bellezza della manifestazione, quella di esplorare e di allargare quelli che sono degli orizzonti. L'idea di coniugare dunque anche l'aspetto culturale con quello musicale è sicuramente una delle armi vincenti della manifestazione. Certamente, l'aspetto culturale e anche l'aspetto enogastronomico. Tutti gli spettacoli, fatta eccezione per il Laboratorio Orchestra Jazz for Kids and Teens, tutti gli spettacoli che vi ho elencato saranno affiancati da degustazioni enogastronomiche, proprio per aprire questa musica a tutti e per condividere anche con i musicisti che suonano, che hanno suonato, che suoneranno, idee, domande, consigli, insomma, opinioni, un modo per condividere la musica, insomma, gustarla, ascoltarla, gustando un bicchiere di vino, oppure mangiando un buon piatto tipico abruzzese.
Dunque l'invito è quello di rimanere aggiornati attraverso i canali social e attraverso il sito ufficiale marzingjazz.com della manifestazione per l'appunto, e noi ne daremo contezza man mano che gli eventi prenderanno piede, quindi continuate a seguirci, continuate a restare aggiornati. Grazie al maestro Franco Finucci, da Celano è tutto. Grazie a voi, vi aspettiamo.